Om Shanti, mi sentite? Om Shanti, mi sentite? Qualcuno mi può dare un segnale? Om Shanti, sì, allora mi sentite? Mi vedete? Fiorella, ciao, Filippo. Non riuscivo a entrare nella camera, quindi spero sia tutto bene. E nel frattempo è sparita la musica che avevo preparato. Va bene, ok. Bene, allora un benvenuto a tutti. Allora stasera abbiamo da commentare, da valutare assieme, no? Da vedere insieme queste benedizioni e slogan che sono questi messaggi d'amore o parole d'amore per rinfrescare l'anima. Per chi è nuovo, per chi magari non se lo ricorda, sono estrapolati da alcune classi che si sentono la mattina, che ascoltiamo la mattina, che si chiamano i murli, che vuol dire flauto, diciamo come una musica, ecco, che spiega così una nuova conoscenza, un modo per parlare all'anima, per riflettere sempre con la visuale di conoscerci come spirito, come entità spirituale. Sono così come dei consigli, come in una scuola, no? Quando un insegnante magari spiega e dice come fare, come non fare, come potrebbe essere. E quindi c'è un profondo, veramente valore perché è proprio vero che a volte riflette proprio quell'essenza spirituale, quella scintilla che noi siamo e ci riconosciamo a volte in alcuni punti, a volte in altri. Allora, quindi non c'entra un'appartenenza religiosa perché sappiamo, lo ripeto sempre, l'anima non è legata a un criterio religioso. Non dobbiamo vederlo sotto quell'aspetto. Allora, sempre nei murli o comunque nelle benedizioni, nello slogan, in queste classi, c'è sempre questa prima visuale che è quella di insegnare e di comprendere che noi siamo anime e non corpi, quindi. E siamo molto nella coscienza del corpo ora, quindi è molto focalizzato su stimolare la mente, l'intelletto con questa conoscenza. E quindi perché è una consapevolezza che si è dimenticata. Quindi è come seguire una scuola dove è necessario imparare o studiare la comprensione di chi io sono, l'anima e a chi appartengo. Ecco, questo è molto importante. E quindi far riemergere questa appartenenza, e quindi parla dello yoga e del ricordo. Yoga inteso come ricordo, quindi riporta sempre a ricordarci chi siamo e a chi apparteniamo. Quindi la cosa molto bella che fuoriesce è diciamo da tutti i nostri concetti, da quello che noi abbiamo imparato, da quello che credevamo e quindi può essere interessante. Quindi c'è sempre una premessa che io metto, no? Un po' che raccolgo tutto quello che c'è dentro la lezione. E
La premessa è una domanda che ci facciamo, no? Che faccio anche a voi. Vi piace tenere un diario? Una volta, cioè, forse abbiamo perso un'abitudine, ma una volta forse era più sentito, era più presente l'idea di tenere un diario. A volte avevamo anche i diari, quelli col lucchettino, no? Per raccontare delle cose, tenere i nostri segreti, no? E allora qui questa premessa di oggi è che nel contesto cosa dice? Dice, ci consiglia di scrivere queste istruzioni, di tenere come un diario. Queste istruzioni che sono chiamate Srimat, in Hindi sono chiamate Srimat come delle istruzioni divine, no? Come sono dei consigli divini, come se un'entità spirituale conosce la sua, il suo, cioè conosce il sé. Quindi dice, avete un diario dove potete ricordarvi ogni giorno e ogni sera cosa avete fatto, cosa avete appreso, come è stato il vostro, diciamo, valutare, come avete potuto valutare voi stessi, ecco, perché è come tenere una chart, no? Tenere, diciamo, un resoconto ogni sera. E questo è molto interessante da riflettere, perché è focalizzato che non c'è qualcosa di esterno che deve fare questo, ma sono esattamente io che ho la responsabilità di questo, di vedere se ho avuto ricordo, se quanto è stata la mia attenzione, come è stata la mia giornata, no? Come sono stati i miei alti, come sono stati i miei bassi. Quindi questa chart, questo diario, dice, lo mantenete questo diario, no? È un consiglio, perché chiaramente dice, se voi avete ogni sera, se controllate questo, è come se portate attenzione e non avrete nessuna perdita, perché parliamo di perdita energetica, perché siamo qui per ristabilire il nostro potenziale energetico spirituale, e in questi contesti si sa che ne perdiamo tanto. Quindi è come dire, non ce la potete fare solo così a ricordarvelo. C'è bisogno anche che scrivete ogni sera un po', di rivedere voi stessi, no? E quindi dice, se avete questo interesse, non rischiate nessuna perdita, perché è come se portiamo sempre un'attenzione a noi stessi. E quindi dice, sedete in solitudine, cioè con voi stessi, e mantenete la vostra chart, mantenete questo vostro diario e continuerete a fare progressi. Sono frasi molto semplici, no? Cioè non c'è. Quindi ci dice proprio di valutare noi stessi e di tastare noi stessi, il nostro polso, come farebbe un medico per salutare il suo stato di salute, uguale. E questo è importante, ma cosa significa? Cosa significa? Perché ci dice questo, no? Quindi, cosa devo vedere dietro? Qual è il valore e lo sforzo che ci aiuta a fare progressi? Perché dietro questo di dire soltanto tenete una chart, tenete un diario per voi, valutate ogni sera o in un momento della giornata com'è il vostro polso. Quindi qual è lo sforzo che ci sta dietro in questo? Cosa vuole far stimolare? È l'onestà, essere onesti, no? Come per esempio quando andiamo, cioè siamo a frequentato, o qualcuno va in una scuola normale, che sa benissimo come può valutare il suo studio, se ha studiato o non ha studiato. Quindi, per
può da solo anche darsi un voto, se è sufficiente, non è sufficiente. È così, è allo stesso modo, nella stessa modalità, devo vedere, valutare veramente quali sono i miei raggiungimenti. E come li vedo questi raggiungimenti? Li vedo la sera, per esempio, con questa chart, valutando, perché la mente ce li fa sfuggire, non ce li possiamo tenere a mente, no? E vedere quali sono stati i miei pensieri sprecati, quindi vuol dire che ho perso energia, come è stato il mio stato d'animo, se ero calma, se sono quanto ho mantenuto una pace, quanto ho saputo fronteggiare le cose. Cosa mi è girato per la testa? Come ho affrontato le circostanze? Questa è la chart, no? Questo è tastare il polso ed è una cosa molto importante. E stiamo come dei scolaretti piccoli che stiamo andando a scuola e questo è il messaggio che ci sta dietro da comprendere, come se noi dobbiamo riformarci un po'. Come se togliamo tutto e dobbiamo entrare in un percorso di ricreare un carattere, ricreare una modalità spirituale per riprendere, per rimanere stabile. Poi nella benedizione è molto più chiaro, è molto, molto bella, importante, imponente. Quindi io devo vedere i miei raggiungimenti, li devo vedere il grado. Sufficiente, non sufficiente, devo conoscermi. Quindi chi potrebbe, cioè i murli sono fatti per riflettere, no? Ma chi potrebbe essere in grado di conoscere il nostro livello di conoscenza o di dimenticanza, per dire, di noi stessi se non è un'energia uguale a me, uguale a noi? Cioè, se non è un'entità spirituale, e nessun altro lo può conoscere questi aspetti, può dirci queste cose, di valutare noi stessi, no? Non lo può fare nessun altro, non lo può fare né un papà, né una mamma, né un figlio, né un amico o un'amica, nessuno, soltanto noi stessi. E questo consiglio può arrivare solo da un'entità che è come noi, cioè è simile a noi con gli stessi valori, no? Quindi per questo ci consiglia una chat giornaliera. Poi mette delle domande da riflettere. Chi è che sta insegnando questo? Vuole che i murli servono per far lavorare l'intelletto, rimuginare, no? Come dice, chi è che sta insegnando questo? Quindi, e chi è che conosce Dio? Chi è che conosce un genitore spirituale? Ci invita proprio a riflettere profondamente, a porci queste domande, perché sono importanti, ci possono aprire delle porte, delle consapevolezze, delle sensazioni che sentiamo vere per noi, magari, no? Quindi, chi sono io? È la prima domanda. E chi è Dio? O chi è l'anima suprema? Chi è il genitore supremo? Chi è questo generatore da cui provengo? Questo Dio che tutti abbiamo adorato, che tutti adorano, che tutti fanno delle funzioni particolari, però molti fanno, ma non sanno chi è, non sanno veramente chi è. Allora, nessuno conosce Dio ed è per questo, proprio per questo motivo, per questa confusione, dicono che Dio è dentro ognuno di noi, che è dentro ogni cosa, che c'è dappertutto, no? E questo è un qualcosa che forse abbiamo sempre creduto, per quello abbiamo adorato e ci affidiamo alla natura, ai santi, tutte le nostre pratiche, tutte quelle cose che magari chi fa, chi non fa, non è una cosa, però.
sempre abbiamo magari un riferimento esterno, come se Dio comprendesse tutti, no? Il genitore supremo, questo genitore, sei tu che devi valutare te stesso. E questa è la fede, la fiducia da mantenere, che è la charte. Capire che chi sta insegnando non è proprio, cioè non sono dettami di un essere umano, non è un insegnante comune, sono riflessioni riferite all'anima. Quindi io devo sentire che va a stimolare non un qualcosa di esterno, non un qualcosa di intellettuale. L'intelletto mi serve per apprendere una conoscenza, ma poi la devo elaborare, io devo essere onesto con me stesso. È questa che Baba, come chiamiamo noi, diciamo, l'anima suprema, Baba vuol dire padre, insomma, un genitore, chiamate come volete, è questo che ci stimola, perché soltanto chi conosce me come anima, come spirito, può dirmi determinate cose, può indirizzarmi in un certo modo. E questa chat, ci fa valutare noi stessi, proprio in maniera onesta e con queste shrimat. Le shrimat sono queste, appunto, come delle indicazioni. Spesso ci sono questi nomi un po' in hindi, no? Quindi queste shrimat, queste indicazioni che se seguiamo queste indicazioni è come se non usciamo da un binario. Avere questa fede, questa fiducia, no? Che ci sono delle indicazioni buone, perché non provare? Come un insegnante ti dice: guarda, se fai così così riesci a completare un compito e quindi a prendere dei buoni voti. È chiaro che qua non c'è nessuno che ci dà un voto, se non noi stessi siamo gli artefici secondo gli sforzi che facciamo, l'impegno che ci mettiamo, la consapevolezza, cioè quello che noi riusciamo a fare in accordo ai nostri sforzi, con la meditazione, col ricordo, rimuginando e mantenendo sempre fresca questa linea del ricordo. Questo è importante, questo è quello che dice un po' nei Murli, no? Quindi noi dobbiamo valutare queste shrimat per vedere poi alla sera con questo chart se abbiamo avuto dei benefici, se veramente dopo un po' di tempo, rileggendo, rivedendo, possiamo valutare veramente se è successo un qualcosa, se dove, cioè è proprio come riconoscerci noi stessi, imparare a conoscerci, perché stiamo facendo, ristabilendo il nostro contatto con il nostro sé spirituale, non è quello fisico, è quello fi spirituale. Quindi, che cosa ci sta insegnando però? Ci sta insegnando una cosa grandissima, la sovranità, cioè del mondo, la sovranità del sé, quindi questo potenziale enorme, perché è l'anima che deve studiare, è l'anima che apprende la conoscenza. Perché la apprende? Per cambiare, per trasformarsi da essere umano in deità, cioè in divino, in un'energia divina che è l'origine del nostro sé. Noi abbiamo le stesse qualità dello stesso genitore. È solo che appunto ci conosce sapendo, perché ha una conoscenza completa, sapendo che ci dimentichiamo di questo, ecco che arrivano delle shrimat, delle indicazioni eventualmente da seguire, no? Così come facciamo, anche seguendo anche tanti incontri e tanti altri che insomma parlano di spiritualità e di questo Raja Yoga, di questo tipo di come si medita con gli occhi aperti, insomma questo ricordo. Quindi una nuova spiritualità. Quindi deve cambiare da essere umano in deità. Quindi
Dio ha già tutta la conoscenza dell'inizio, della metà e della fine della creazione. Ma che cosa crea? Crea il nuovo mondo, cioè insieme a noi. Come noi ci trasformiamo, si ricrea un'energia diversa, no? Un'energia spirituale serve per creare una nuova era. Questo è il fulcro. Quindi poi anche dice, adottate il terzo occhio della conoscenza, cioè l'intelletto. L'intelletto che diventa lungimirante, no? Come è il genitore, come è il padre, cioè lungimirante. Quindi che così riusciamo con questo intelletto che si apre, il terzo occhio della conoscenza, riusciamo a conoscere anche noi i tre aspetti del tempo. E che sono passato, presente e futuro, no? Quindi il ciclo, diciamo. Adesso leggo la benedizione. Allora, benedizione, siete pronti? Sentite com'è particolare. Possiate avere il potere di giudicare e controllare e diventare una costante personificazione del successo. Per raggiungere successo in qualsiasi compito, mondano o spirituale, avete bisogno del potere di giudicare. Perché quando le anime vengono in contatto con voi, prima dovete giudicare di cosa hanno bisogno e sentire il loro polso e di conseguenza per soddisfare le loro necessità, poi influenzate gli altri con il potere del controllo e con il vostro stato irremovibile. Questi due poteri vi faranno diventare personificazione del successo nel campo del servizio. Quindi giudicare e controllare. Controllare inteso come osservare e osservare inteso come distaccati. Come mai? Sono due estremi opposti ma positivi, no? Giudizio e distacco, per dire. Ma come mai? Come mai? Un genitore spirituale, Dio, un padre spirituale che ci dice di giudicare. Ma giudicare, no? È uno degli otto poteri spirituali, che vuol dire essere equanimi, senza condizionamenti. Cioè va proprio in opposto, no? A ciò che si è sempre creduto, no? Quindi dove mi vuole portare? Giudicare, controllare e distaccarmi, no? E osservare. Dove mi vuole portare a riflettere questo insegnante supremo? Perché qui adesso Dio fa la parte dell'insegnante supremo. Questa energia può prendere tutte le forme, tutte le relazioni che noi vogliamo, e in questo momento e in questo fine ciclo è l'insegnante, il padre e il guru, cioè la guida, fa tutti e tre questi tre aspetti. È importante, no? Quindi com'è che posso giudicare? Come posso giudicare senza veramente entrare nel giudizio, quello di pettegolezzo, quello che condanna, quello che veramente è il peccato, è un peccato grosso? Non è quello che si intende come giudizio. Mi serve appunto l'opposto positivo, cioè mi serve il controllo, inteso come appunto distacco, come distacco. Infatti la lezione che da imparare
è come riuscire a distaccarmi amorevolmente, è come riuscire a distaccarmi da emozioni, da teorie e da tante altre cose. Quindi il giudizio deve essere equanime e devo avere questa conoscenza dei tre aspetti del tempo. Quindi ci sta dicendo di potenziarci in questo giudicare, no? Quindi è per quello che anche distaccarmi dai miei stessi sensi fisici, che ingannano in questo momento, ho bisogno di usare il terzo occhio. L'occhio della conoscenza, ho bisogno di usare l'intelletto che abbia un nutrimento di conoscenza di questi tre aspetti del tempo, quindi l'occhio divino. In questo modo è molto importante, è uno degli 8 poteri, è importantissimo quello di chiaramente essere capaci di giudicare, che è chiaro che va contro tutte le credenze del giudizio, no? Che appunto si è sempre considerato come una cosa, un peccato, non si giudica, non si giudica, ma se è fatto con la coscienza, quello non va bene se è fatto con la coscienza mentale, cioè fisica, ma fatto con la coscienza spirituale è un potere. L'altro è fatto con l'occhio fisico, quindi che si dice è l'occhio criminale, no? Quando noi guardiamo e giudichiamo, adesso si dice, Baba dice, non usate l'occhio criminale, quello no. È interessante, no? È che noi, il giudizio è visto come un crimine in quell'altro aspetto, ma se io sono equanime è un potenziale che sostiene le anime. Sostiene gli altri. Perché serve questo potere? Infatti lo dice, no? Questa capacità, questo potere ci rende stabili e irremovibili, cioè stabili e irremovibili, cioè saggi, consapevoli. Perché le anime che vengono da voi, dice, che vengono, dovete sentire il polso. E le loro necessità. Vedere, capire cosa hanno bisogno, ma quello che hanno bisogno, bisogna andare oltre, quello che ha bisogno l'anima. Per quello si dice prima imparate voi a tastare il polso e ci dà una linea da fare, un modo. Ci dice se voi vi tastate il polso, vi tenete una chart, una sera, ogni sera vedete il vostro co cosa, come quanto siete stati nel ricordo, come è stata la vostra giornata, valutate il vostro stato energetico, di più, di meno, e poi apportate le modifiche, apportate come in un compito, studio così, faccio questo, no? Cambiamo. Prima imparate voi a tastarvi il vostro polso, poi applicate un'onestà in modo che potete avere questo yoga con voi stessi e così con l'anima suprema che diventa l'insegnante in questo momento, quindi ci sta insegnando qualcosa, avere questa fede, questa fiducia forte che chi mi sta insegnando è qualcosa di più grande di me, è qualcosa di più che ha tutta una conoscenza. Che sa come amarci, come salvarci, no? Come portarci sopra, come portarci, elevarci. Però lo dobbiamo fare noi. E dopodiché avere questa potenziale del giudizio, del distacco, di osservare, ma giudicare osservando non con l'occhio criminale fisico, ma con l'occhio dell'intelletto, con l'occhio divino. Questo ci permette di tastare il polso agli altri e di capire che necessità, di cosa ha bisogno l'anima. Inteso come, cioè andare oltre, inteso come valori spirituali, perché quell'anima possa poi da solo elevarsi, fare il lavoro. Non siamo noi, noi siamo solo un potenziale. È come se gli diamo
così, no? È come, per esempio, come se a scuola, una scuola pubblica, è come se uno bravo, che uno è bravo, no? A scuola e aiuta quello che invece magari, magari uno è bravo in matematica e un altro è un po' più carente. E allora a volte succedeva che quello più bravo diceva: ti do una mano io per capire un'equazione, per capire un conteggio, no? E basta, quando l'altro così prendeva fiducia e lo capiva, poi andava, cioè magari diventava anche più bravo. E quindi si aiutava quello più in difficoltà. E questo è il servizio spirituale che noi facciamo in questo modo. Ci sta dicendo: voi potete fare servizio spirituale, cioè aiutare gli altri, aiutare le anime a potenziarsi quando smettete di giudicare con l'occhio assassino, con l'occhio della critica, ma con il giudizio e il distacco e con la lungimiranza dell'intelletto divino. E allora siamo nel servizio spirituale. E questo è il vero successo. Questo è il vero successo. E noi poi lo segniamo nella nostra agenda, perché quando ci arrivano le situazioni di questi tempi, con queste energie molto basse, con tutto questo caos, noi ci accorgiamo quando siamo capaci di dire un sì quando tutti gli altri si aspettano un no, o quando prendiamo delle posizioni. Il nostro intelletto è lungimirante, lo fa in automatico, lo sa. E Baba vuole che noi arriviamo a questi livelli, che velocemente riusciamo a potenziarci e velocemente riusciamo a fare le scelte. L'intelletto sceglie, no? Decide. E a maggior ragione ci serve il potere del giudizio, del saper giudicare con distacco però, senza attaccamenti, senza emozioni, quindi senza i ruoli, senza quello è figlio, quello è papà, quello è mamma, quindi essere proprio veramente distaccati come anime. Quindi io mi connetto anima con anima. E questo è il vero successo. E lo slogan. Lo slogan dice: bella è la benedizione, volete che ve la rilegga? Vediamo che non vedo. Volete che vi rilegga la benedizione? Ok, allora andiamo avanti con lo slogan che dice: ah sì, Carlotta dice sì, allora la rileggiamo. Aspettate che prendo il foglio della benedizione. Eccolo qua. Benedizione. Possiate avere il potere di giudicare e controllare, cioè osservare, e diventare una costante personificazione del successo. Per raggiungere successo in qualsiasi compito, mondano o spirituale, avete bisogno specialmente del potere di controllare e del potere di giudicare, perché quando le anime vengono in contatto con voi, prima dovete giudicare di cosa hanno bisogno e sentire il loro polso e di conseguenza per soddisfare le loro necessità. Poi influenzate gli altri con il potere del controllo e con il vostro stato irremovibile. Questi due poteri vi faranno diventare una personificazione del successo nel campo del servizio. Ricordiamoci che siamo l'esercito, come un esercito spirituale, o siamo tutti interconnessi. Lo slogan: fate diventare
il Padre, l'autorità onnipotente, il vostro compagno. E Maya diventerà una tigre di carta. Maya è l'illusione, no? Che cosa ci vuole dire? Fate diventare il Padre, l'autorità onnipotente, il vostro compagno. E Maya diventerà una tigre di carta. Cioè, la possiamo accartocciare. Allora, il vostro compagno. L'avete mai pensato, no? Avere compagno. Molti dicono sì, io sono sempre con Dio, Dio è sempre vicino a me, no? Ma non è da lassù che viene qua vicino a me, devo essere io che devo avere la possibilità di tendere una mano e di portarlo vicino a me. Ricordate che tutto parte da noi, cioè Dio dice io non posso fare per voi, io posso sostenervi. Se voi seguite delle Shrimad, se voi ci credete, allora controllatevi se voi cambiate, se voi vi trasformate, se avete dei benefici. E allora quello ci porterà questo padre, l'autorità onnipotente, come compagno. Cosa ci vuole dire? Che ora l'unico a cui rivolgermi da anima ad anima, da energia spirituale a energia spirituale, perché per la Brahma Kumaris anche l'anima suprema è un'anima come noi, non è qualcosa di grande, irraggiungibile, no, è esattamente una scintilla di luce, solo che ha tutto il potenziale, tutta la conoscenza, perché è intaccato, è puro. Non ha l'esperienza di sperimentare la vita e quindi prendere corpo e fare quindi tutto il karma, tutte le cose. No, non ce l'ha. Quindi l'anima suprema è un'anima, non è un qualcosa di così fantastico, è esattamente un'energia. Ora è l'unico momento in cui io posso rivolgermi da anima ad anima, è solo il padre, cioè colui che sa tutto senza aver studiato, cioè ha tutta la conoscenza, che la mantiene, no? La mantiene proprio perché non si perda, perché non si dirami, perché noi ce ne siamo scordati, ci siamo scordati chi siamo, pensiamo di essere dei corpi, abbiamo tantissima difficoltà in questo, no? E quindi questa connessione la devo rendere una compagnia. Dice, prendetemi, fatemi amico, cioè questa compagnia mi toglie dalle distrazioni di Maya, cioè dall'illusione. Maya, in effetti, la parola Maya, che vuol dire illusione, però non è una parola, perché ci sono alcuni che si chiamano anche Maya, no? Alcune bambine, ma Maya vuol dire ricchezza, abbondanza anche. Ma cosa intende, nello specifico qua, dall'illusione, cioè da Maya, cioè da questa ricchezza limitata, cioè non create l'illusione che questa abbondanza, questa ricchezza limitata sia la vera ricchezza. Questa è l'espressione di Maya. Però se io mantengo Dio come compagno, cioè mantengo vicino a me questa energia, la tiro proprio, la metto vicino a me, allora le situazioni che potrebbero essere come delle tigri spaventose, è come se fossero veramente di carta. E quindi si riconnette all'idea della lungimiranza, è come se mi doccia di questa conoscenza dei tre aspetti del tempo, e quindi l'anima è illimitata, è eterna, quindi ho
una consapevolezza diversa, quindi non nutro delle paure, non nutro degli spaventi, ma esattamente diventa di carta, quindi la posso facilmente accartocciare, nulla mi farà più paura, mi sento protetta come veramente un compagno che, a cui ti rivolgi perché ti dia una mano, perché ti protegga, perché ti fa sentire forte, perché tu stesso potenzi te stesso. Questo è da pensarci. Adesso poi nella meditazione, appunto, è una meditazione riflessiva dove ci saranno delle domande, perché nelle benedizioni, nei murli, è bene che, come possiamo noi rimuginare delle cose? Non è solo ascoltarle, perché sono belle, sono a volte molto angeliche, danno questa sensazione di bellezza e ci tocca, perché lo sappiamo che sono belle parole, però a volte dire: ma come faccio io a diventare un giudice, cioè essere così capace di giudicare, se non lo capisco bene, non riesco a prendermi Dio come compagno che possa aprirmi a capire che cosa si intende, posso fare degli errori perché siamo nell'ego più grosso di noi tutti, no? Quindi è facile dire: beh, sai, io giudico perché va bene spiritualmente giudicare, tu fai una cosa giusta, tu fai una cosa sbagliata, adesso te ti punisco e mi sento a posto. Ma è proprio che ci stimola a scrivere, a vedere come il nostro polso e potenziare questi poteri indispensabili per sostenere me, per aprirmi a una consapevolezza, a una conoscenza e sostenere gli altri. Non li posso sostenere gli altri dandogli un giudizio che li affligge. Chiaramente siamo più indirizzati in quel senso, no? Perché come anima l'intelletto, quando si pulisce, sa che cosa è giusto e sbagliato, e ancora abbiamo tante forme egoiche dove abbiamo le nostre paure, le nostre emozioni e tutto quanto, e rischiamo, se non rimuginiamo, se non ci mettiamo, rischiamo di fare delle cose che pensiamo siano spirituali, ma che poi dopo comunque ce ne accorgiamo se ci tassiamo il polso, perché se non siamo contenti, se non siamo fortificati e stabili, e siamo il nostro no o il nostro sì o le nostre scelte le sappiamo mantenere stabili con onestà, cioè io se mi approvo e sono onesta con me, allora sappiamo che non arrivano energia di sconforto, di tristezza, di dubbio, ma rimaniamo stabili. E questa stabilità invita gli altri ad avvicinarsi e noi siamo in grado di capire di che cosa necessita l'anima. Magari uno chiede da bere e io le do cibo, ma io devo capire cosa ha bisogno l'anima per il suo sostentamento. E da lì saprò rispondere, decidere, valutare qual è la mia interazione con quell'anima. Gli darò il cibo per l'anima. Questo è il servizio spirituale, andare oltre. Tanti dicono: ma bisogna rinunciare a tutto, bisogna andare oltre i sensi e siamo nella coscienza del corpo. Ma è importante vivere con i sensi, ma in questo momento riuscire anche ad andare oltre i sensi, cioè non essere acchiappati dall'illusione dei sensi, se no la tigre diventa reale. Bene. Cosa intendi quando ti riferisci al padre? Adesso tu sei al padre spirituale, il genitore. Noi possiamo, cioè padre, madre, genitore, no?
Non so, Nancy, cosa adesso tu sei. Magari se me lo chiarisci, poi facciamo la meditazione. Con l'anima suprema, con il generatore, è colmo di tutto. Io posso relazionarmi in tutte le relazioni. È come mi relaziono con delle relazioni chiaramente che non sono fisiche, ma sono sottili. Va bene, sì, mi scrivi un messaggio, va bene. Sono sottili, quindi prima vado su. Cioè, prima cerco di relazionarmi spiritualmente e dopo posso interagire poi anche fisicamente con le relazioni, però è attraverso questo passaggio. In questo momento non c'è nessun essere umano, nessuna altra persona familiare che possa, con cui possiamo avere una relazione pulita, sana, che possa comprendere lo spirito, può percepire delle cose, però tutto parte da me. È questo che in questo percorso spirituale ci sta dicendo: volete tornare ad essere deità? Volete tornare ad essere felici? Bisogna seguire un attimo un po' questa dinamica perché siete tanto nella coscienza del corpo, ma è normale, non è una cosa, fa parte di un ciclo per cui siamo interamente ormai con un livello bassissimo. Quindi, come facciamo a capire che eravamo stracarichi di energia? La dobbiamo riacquisire e ci sono delle modalità che vanno contro ogni corrente di ora, è ovvio. E questo però porterà a una felicità. Porterà una stabilità, una conoscenza e una lungimiranza e diventiamo così capaci di giudicare, di scegliere, scegliere le perle come il cigno piuttosto che le pietre. Bene, io avevo preparato la musica, però dovendomi riconnettere è sparita, quindi mettetevi avevo preparato anche un bellissimo video. Ma va bene così, mettetevi una bella musica nel cellulare, che adesso facciamo qualche riflessione, non è lunga. Allora, bene, ecco qua, prendo intanto, rilassatevi, chiudete gli occhi. Allora, chiudo gli occhi e mi rilasso. Faccio anche alcuni respiri. Mantengo gli occhi chiusi e immagino, mentre sono sempre più rilassata, immagino una lanterna con una fiammella accesa proprio davanti a me. Nello scenario della mente immagino una lanterna con una fiammella accesa davanti a me. Interiormente la osservo e mi rilasso sempre di più. E ora apro leggermente gli occhi e la visualizzo proprio nella sua luce calma. E lì, in quella luce calma, mi focalizzo con lo sguardo. È
è la mia energia, la mia essenza. Il silenzio sale e mi avvolge come una calda coperta. Ora sono nel mio spazio interiore. Uno spazio di forza e di luce, piccola ma potente. Mi distacco da tutti i pensieri. E li osservo senza giudizio. Rimango centrata sulla fiammella luminosa. E nel silenzio mi domando: cosa vuole dire avere Dio come compagno di vita? Così illimitato, così perfetto. Cosa vuol dire? E con l'innocenza di un bambino chiedo: chi sei? Che qualità possiedi? E tu come mi vedi? E cosa vuoi dirmi? E rimango in ascolto, nel silenzio. Cosa vuoi dirmi? Rimango in ascolto nel silenzio. Lentamente percepisco la sua presenza e benevolenza. La fiammella della lanterna diventa sempre più luminosa. E mi sento immersa in un profondo sentimento di sicurezza, di pace e di serenità. Ora immagino che questa luce della lanterna si posizioni al centro della mia fronte, come illuminare la mente, l'intelletto e dico a me stessa, a me stesso, io ho Dio come compagno. Ho
Shanti. Bene, mi auguro si sia sentito. Vediamo se riesco a registrarla. E se avete qualche domanda o delle riflessioni, potete scrivermi. Per chi non ha il mio numero, è questo qua. E quindi alla prossima, ci vediamo, ci incontreremo sabato. E quindi buona serata a tutti, buone riflessioni e condividete con voi e fatevi, magari stasera incominciamo, io compresa, ogni tanto lo faccio spesso, di scrivere così su un quadernino. Anche tre o quattro parole, giusto per dare, concentrare come è andata la giornata, come do un'idea. Ecco, non c'è bisogno di stare ore a scrivere. L'importante è fermare quella consapevolezza di noi stessi, il polso, va bene? La temperatura di ogni sera, tanto ce la dobbiamo misurare anche per altri motivi, le temperature, giusto? Om Shanti, buona serata a tutti, a presto. Ok, allora qui devo chiudere.